per commemorare il 70° della liberazione del nostro paese. È una festa per tutti. Ci sono state, come sempre, molte polemiche, ma noi, la mia amministrazione, si è schierata dalla parte di chi vuole ricordare che la Resistenza è stata una pagina importante della nostra storia e vorrei ricordare che grazie a chi è morto durante quel periodo, oggi noi possiamo vivere in libertà, democrazia e in pace. Io non la faccio lunga naturalmente e vi recito queste poche righe. Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e per riportare la nostra terra ad essere onorata e stimata nell'intero mondo. Franco Balbis, partigiano membro del Comitato Regionale Piemonte, morto il 5 aprile 1944, poco prima appunto ha scritto questa lettera ai propri familiari. Per cui grazie ancora di essere qui questa sera e vi do l'appuntamento anche domani alle 15:30 perché naturalmente non ci vediamo per tutto l'anno quest'anno. Grazie, mi unisco al sindaco nel darvi il benvenuto qui al Teatro Civico. Appunto, come diceva il sindaco, il penultimo appuntamento che porta al grande giorno di domani, del 25 aprile. Le iniziative che sono cominciate ormai a gennaio di quest'anno, di avvicinamento a questa data importante, hanno visto il comune affiancato da due partner che si sono rivelati fondamentali per il loro contributo, il loro supporto, e che mi piacerebbe dicessero due parole adesso, visto che sono anche, diciamo, coautori di questa serata, e sono l'AMPI, Giorgio Marcandelli. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera. E questa sera, diciamo, è lo spettacolo che appunto per avvicinarci al 25 aprile, che è la festa della liberazione. Quest'anno è il 70°, come diceva il sindaco prima e anche l'assessore, abbiamo costruito diverse iniziative insieme e ringrazio il comune e anche l'ARCI che ha collaborato e ci ha dato una mano a organizzare tutte queste iniziative. Ricordo che la prima iniziativa è stata 5 interventi nel ITIS Marconi, poi abbiamo avuto Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli. Abbiamo avuto per il giorno della memoria, abbiamo ricordato gli ebrei, ma abbiamo ricordato anche i deportati politici, perché noi come tutti gli anni è giusto ricordare gli ebrei perché sono stati naturalmente la popolazione che più ha subito il nazismo, ma ci sono state molte altre popolazioni, categorie, eccetera, che hanno a pari subito queste angherie del fascismo e del nazismo. Questa sera e domani non sarà l'ultimo degli interventi che andranno fatti perché copriremo tutto l'anno. E stiamo già costruendo delle nuove iniziative sicuramente per settembre e per tutto l'anno. Ecco, ringrazio i Paneguerra soprattutto che sono sempre intervenuti con piacere, penso, ad Almine per l'AMPI, anche qualche anno fa li abbiamo avuti, e ringrazio ancora e vi aspetto anch'io tutti domani alla cerimonia del 25 aprile. Grazie. Una cosa sola, ho sentito perché tra le iniziative abbiamo organizzato anche insieme alla podistica di Sabbio una marcia che è partita da
questa stella, il paese natale è di Sandro Pertini, presidente partigiano, inutile che lo ricordi, e li ho sentiti questa sera, sono già a Lodi e domani arriveranno in piazza a Bergamo e poi al pomeriggio alle 15.30 qui ad Almine, quindi vorrei accogliere con diverse persone anche questa iniziativa, queste persone che sono fatte tutta questa bella camminata in ricordo della Resistenza, e vi mando anche da parte loro i saluti. La parola a Francesco Bertoli dell'Arci. Bene, volevo dire quattro parole, ma visto che sono un po' disastrato ne dirò solo due e ho anche delle ottime ragioni. Niente, come l'Arci è un'associazione che è presente ad Almine da più di 50 anni e se svolge attività di tipo sportivo e tipo sempre come associazione, quindi sempre legato al discorso del mondo del volontariato e anche nel campo culturale. Nell'ambito di questo campo culturale, ogni anno però facciamo delle proposte, quest'anno ci è sembrata non ottima, una bellissima idea, quella di accettare la proposta del gruppo Pane e Guerra, che sono sicuro che ci farà tanto piacere, ci farà gioire con loro, ci farà arrabbiare con loro, e ci farà capire quante erano le idee che erano portate avanti a partire già da prima, a partire poi dalla fine della guerra e quindi da quella data fatidica, il 25 aprile, quanto era nell'idea e quanto al limite non è stato fatto. Quindi tutta questa serie di cose ci verranno proposte in Pane e Guerra. E ringrazio tutti quanti della presenza, ringrazio ovviamente della collaborazione con l'assessorato alla cultura, ovviamente con l'amministrazione comunale tutta e con l'ANPI. Grazie e buono spettacolo a tutti. È un onore avere qui questa sera il coro Pane e Guerra con questo appunto spettacolo sulla attualità della Resistenza e sui valori che sono confluiti dentro la Carta Costituzionale. Proprio perché la Carta Costituzionale non è lettera morta, ma è viva e da costruire e da difendere ogni giorno. E mi piacerebbe a questo punto concludere l'intervento citando parole che sicuramente avrete sentito moltissime volte, sono le celebri parole che Piero Calamandrei nel 1955 rivolse ai giovani della Società Umanitaria di Milano, dicendo che la Costituzione non è una carta morta, ma un testamento di 100.000 morti. E rivolgendosi ai ragazzi diceva: se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Buona serata e buono spettacolo. Grazie. Ho saputo che a San Giovanni, al mio ritorno, quasi fossi un eroe, vorrebbero farmi festa. Quelli sono matti. Altro che eroe, in montagna ho sofferto tutte le paure di questo mondo. Quelle di notte, al buio, di guardia, la paura di essere fatto prigioniero e torturato, quella di morire, quella di tradire i miei compagni. Così,
personalmente, nascondendo le mie compagne, giorno per giorno. Nessuno credeva che sarebbe durata ancora tutto l'inverno e parte della primavera. Gli alleati erano a Parigi. I russi avevano cacciato i tedeschi da quasi tutta l'Europa orientale e stavano affacciandosi alle frontiere della Germania. E a noi sembrava che i Kesselring non ce l'avrebbero fatta davvero a resistere sulla linea gotica contro la grande offensiva lanciata in quei giorni dagli alleati. Se ne sarebbero dovuti andare a casa, pensavamo, e alla svelta, e magari portandosi dietro Mussolini e il suo governo fantoccio di Salò. In tutte le zone occupate, quindi, la resistenza era diventata attivissima, coordinata militarmente e politicamente dal Comitato di Liberazione Nazionale Alto Italia, che aveva sede clandestina a Milano. Una delle zone in cui noi partigiani eravamo più forti era la Val d'Ossola, triangolo montagnoso della provincia di Novara, situato fra il Piemonte e la Lombardia e abitato allora da circa 85.000 persone. Per i tedeschi l'Ossola era importantissima, perché attraverso il suo territorio, profondamente incuneato nella linea di frontiera elvetica, passava la loro via di comunicazione con gli svizzeri. La nascita delle zone libere, chiamate anche repubbliche partigiane, avvenne nell'estate del 1944. In molte zone di montagna le popolazioni iniziano un'inedita esperienza di libertà. Alcune repubbliche durano solo pochi giorni, altre, come la Carnia, l'Ossola, Varzi, durano alcuni mesi ed hanno il tempo di sperimentare forme istituzionali nuove, organizzate con libere elezioni. Le repubbliche partigiane costituirono un'esperienza intensa e significativa di partecipazione democratica. Lo spirito di quell'esperienza fu trasferito nella Costituzione italiana. La zona libera, in base a questo concetto fondamentale, che la libertà non cade dal cielo, ma si conquista con la partecipazione viva di ognuno, era così. Innanzitutto una scuola di fraternità, di dignità civile e di democrazia. Quando si tratta di attaccare, noi garibaldini siamo i primi, tutti si affacciano a guardare. Tutti si affacciano al balcon contro i tedeschi, repubblichini, combatteremo, siamo partigiani, ai nostri morti l'abbiamo giurato, dobbiamo vincere o morire. Valsesia, Valsesia, che ci importa se si muore? Questo è il grido del valore, partigiano vincerà. Nel 1944 ero a Pavia, facevo parte di una formazione del Partito Comunista, distribuivo volantini e stampa clandestina e a un certo punto si temette il mio arresto. Così mi inviarono a Varzi, che il 18 novembre 1944 era stata liberata dai partigiani ed era diventata una repubblica libera. Feci parte della giunta popolare comunale, mi fu assegnato un ufficio. Era importante che l'unità antifascista che si stava costituendo avesse esponenti di diversi orientamenti politici. Trovai un'ottima persona e ci mettemmo al lavoro. C'era davvero molto da fare. Iniziammo facendo interventi richiesti dalle maestre nelle scuole, parlando di libertà e democrazia agli alunni. Stampammo e diffondendo un giornale, Il Garibaldino, che più tardi cambiò nome diventando Il Tricolore,
per sottolineare il senso di unità della resistenza. Le difficoltà maggiori le trovammo nelle zone di montagna. Infatti la popolazione delle frazioni più isolate e i distaccamenti partigiani se la passavano molto male. Erano alla fame. Servivano vettovaglie, materassi, coperte, mancava tutto. I combattenti chiedevano di espropriare alla ricca borghesia, indicando anche a chi sequestrare, animati da risentimenti personali. Fu una grande sfida che richiese il massimo impegno, diplomazia e unione. Io, con i compagni del comitato, cercavo di riacquisire mediando con la borghesia varzese e partendo dal principio che chi viveva in povertà andava aiutato e sollevato. Cambiò tutto anche dal punto di vista militare, perché nacque il CVL, Corpo Volontari della Libertà. Si mise fine alle brigate garibaldine, gielline, socialiste e si divenne una sola, unita forza militare italiana. Prevalse l'unità. L'idea in cui ho sempre creduto di democrazia e libertà cominciava a diventare realtà. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un posto con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero di fare l'amore come fosse un animale, cosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche
dell'Italia vera nasce nel giorno della liberazione. Alla Costituente lavorarono insieme Giorgio La Pira, siciliano trapiantato a Firenze, Aldo Moro, pugliese, Emilio Lussu, sardo, Costantino Mortati, calabrese. Uomini del sud e del nord, comunisti, socialisti, liberali e cattolici. La ribellione nacque allora da una comunanza di idee e di passione per la democrazia e l'uguaglianza sociale. E oggi, quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, ogni giorno, è un genocidio economico, culturale, barbarico. C'è una politica economica che se ne frega se la gente non arriva alla fine del mese. Ci sono episodi di corruzione che vanno colpiti e sanati. C'è un sistema fiscale che premia solo i soliti furbi. C'è tanto altro che non va in questa Italia che oggi, dove abbiamo messo da parte anche i sentimenti che avevano fondato la nostra storia migliore, basata sulla libertà, giustizia e difesa dei diritti dell'uomo. Però mi convinco sempre più che questo paese malconcio l'abbiamo anche un po' voluto noi. Siamo stati silenti di un sistema che cresceva e dominava. Siamo da molti anni tutti responsabili e inadempienti. Il potere a volte è crudele. Riappropriamoci della democrazia tutti, perché tutti siamo coinvolti. Siamo andati alla porta.
sbaglia tutti quanti, non corrotti nel pensare. E allora ecco il silenzio che ci rende immuti dentro, l'ha capito tutti quanti. Non ci dicono più niente, tanto la televisione e la pubblica opinione può soltanto mormorare la nazione silenziosa, morta, spenta, lacrimosa. Mamma mia, che brutta cosa! Questo popolo di muti, mazziati e anche cornuti, non sa più dove guardare. Non c'è santo da appellare per la nota salvazione. Resta la Costituzione! Ma la vogliono toccare! Certo, e che ti vuoi aspettare? Contenuta con il sangue degli onesti combattenti e per noi la sola cosa che rimanga pura intatta. Tenuta con la lotta e ora vuole mantenuta con la lotta pura e santa di chi salta per ragione. Viva la Costituzione! Thank you.
negozianti. Non avevamo quaderni perché il patronato scolastico a noi, figli di un comunista, li consegnava alla fine dell'anno. A scuola, se si doveva punire qualcuno, erano i figli dei comunisti. Ci mettevano persino in ginocchio sul sale. Ricordo un episodio accaduto nel 1932 a mio fratello che frequentava la terza elementare. Un sabato gli hanno dato la divisa da piccolo balilla. Il maestro era sempre in divisa grigio-verde della milizia. Mio fratello, davanti agli altri bambini, non ha osato rifiutarla, ma non poteva proprio portarla a casa. Dietro la chiesa parrocchiale di Levanto c'era una cava. Mauro ha preso la divisa e l'ha nascosta sotto un masso. Nella notte però piove, così lunedì mattina, alla richiesta della divisa da parte del maestro, Mauro gliela consegna tutta bagnata e sporca, al che il maestro gli fa mettere le mani sul banco e gliele percuote con una bacchetta. Mauro aspetta che il maestro torni alla cattedra, quindi prende il calamaio e glielo tira, poi salta fuori dalla finestra e così finiscono i suoi studi. La scuola non ce l'ha più voluto. All'assemblea partecipava anche la cuoca, cui competeva, come a tutti gli altri, il diritto dovere alla partecipazione. Quella dei convitti era un'esperienza originale e straordinaria, che precorreva i tempi. Un grande esperimento pedagogico basato sulla compartecipazione di tutti alle discussioni e alle responsabilità. Davanti a me mi stai a sentire.
Biagio Cagnola è ancora in piedi. Nato nel 1948 su iniziativa del Comitato Milanese per l'Infanzia e sulla scorta dell'esperienza dei convitti scuola della Rinascita di Milano e di Venezia, il villaggio era tra le poche esperienze laiche in Italia. La scuola aveva docenti all'avanguardia per metodo di insegnamento e preparazione, tra loro Gianni Rodari, Ada Gobetti, il pittore Treccani, Teresa Noce. Oltre alle materie classiche e tradizionali, si studiavano musica, canto, teatro, cinema, scienza e oltre ai libri si faceva esperienza concreta nei laboratori. A insegnare meccanica c'era un operaio della Macchi, licenziato dalla fabbrica per motivi politici. All'inizio c'erano 20 bambini, figli di quei comunisti livornesi che avevano preso le armi dopo l'attentato a Togliatti e i figli dei contadini morti nella strage di Portella della Ginestra in Sicilia. Al villaggio arrivavano molti ragazzi da tutta Italia e da esperienze diverse. Alcuni erano soggetti difficili, mandati dal giudice del Tribunale dei Minori. Tra questi ne arrivò uno particolarmente turbolento, si chiamava Luigi Magni, che diventerà poi un attore famoso e componente del celebre gruppo musicale dei Gufi. Articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti, capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più gradi alti degli studi. Antonella dice che a scuola ci si dovrebbe iscrivere. Sì, imparare a parlare, senza avere nessuna paura. Esprimersi significa dire a tutti quello che abbiamo dentro, senza riguardi e senza vergogna. Come parlare a una persona amica. Io tutto non lo dico nemmeno ai miei genitori, a nessuno. A volte lo dico al cane. Noi qui a scuola non abbiamo paure. Secondo me la paura di Antonella è la timidezza. Bisognerebbe dire tutto quello che vogliamo, che sentiamo. A me piacerebbe essere libera e senza pensieri, come i bambini piccoli dell'asilo che dicono tutto quello che pensano e che sentono. Noi, man mano che cresciamo, diventiamo più tristi. Pensiamo alle cose importanti. E allora, per rispettare gli altri, bisogna tacere. Sarebbe bello esprimere tutto senza riguardi, ma è difficile. Però è possibile. Io cerco di farlo, ma c'è qualcosa che mi ferma. Per fare questo occorrerebbe una famiglia diversa, una scuola diversa e il mondo diverso, senza guerre e senza nemici. Ma stai. Ma stai. Attenzione, e imparate i balletti.
4,7% del proprio PIL in istruzione contro una media OCSE del 5,8%, mentre la percentuale di spesa pubblica destinata all'istruzione è in calo dal 9,8% del 2000 al 9% del 2010. E il sostegno dello Stato a chi vuole studiare scarseggia. L'82% degli studenti non gode di alcun beneficio. Ignoranti, senza scuole, calpestati. Cinque figli, due maschi e tre femmine. Sono sempre stata una ribelle fin da bambina e così ho continuato. Eravamo totalmente poveri. Solo io e mio fratello Mauro andavamo a scuola, gli altri a lavorare. Le due ragazze erano a servizio dai signori. Il partito fascista mandava la tessera attraverso la scuola. Quando mio padre tornava a casa dalla cava, ci prendeva, Mauro ed io, ci riportava in piazza Cavour alla casa del fascio per restituire la tessera al gerarca. Lui ci aspettava di sotto, i fascisti scendevano e lo picchiavano. Ancora adesso sto male al solo pensarci. Terminata la quarta elementare, dovetti andare a servizio, ma il lavoro durò solo pochi giorni e lavare i piatti ai signori non mi andava proprio. Ricordo che per arrivare al lavandino mi avevano messo sopra ad uno sgabello. Provarono anche a farmi tenere dei bambini, ma niente. Alla fine trovai la mia strada. Andai ad imparare un mestiere, la sarta. Mia madre non protestava mai. Veniva da una famiglia di socialisti. Ricordo che una volta eravamo proprio alla fame. È andata all'ECA dove le hanno dato della pasta.
Quando mio padre è tornato a casa e lo ha saputo, l'ha buttata via, ha dato due schiaffi a mia madre e lei non è mai più andata a prendere la pasta dei fascisti. Ricordo ancora quando da bambina, un certo giorno, mia madre mi ha mandato a prendere del pane da Carolina. Mi è stato rifiutato perché da parecchi giorni mia madre non dava più soldi al commerciante. Che vergogna ho provato, non l'ho mai più dimenticato. Come ricordo ancora quanto deglutivo vedendo i signori mangiare il gelato. Ad ogni loro leccata io inghiottivo un po' di saliva. Ricordo ancora il pane masticato all'infinito insieme ad un briciolo di mortadella. Così diventavano grandi i figli degli oppositori al fascismo. È arrivato l'8 settembre e sapevo da che parte stare. Quando hai subito, sai da che parte stare. Hai dentro qualcosa che non sai cos'è, perché non hai studiato, ma il cervello funziona e ti ribelli ai soprusi. Certe cose non si dimenticano. Mio padre lavorava nelle cave di granito e si è ammalato di silicosi. Si era in guerra e come malato aveva diritto a delle uova in più. Mia madre era andata a prenderle. Tardava a tornare a casa. Vado a vedere il perché. L'ho vista in fondo alla coda che aspettava. Di solito portava i capelli in una crocchia. Ora li aveva sciolti sulle spalle e piangeva disperata, perché come arrivava il suo turno, sulla porta del negozio trovava un fascista, che era la guardia annonaria, che la rimandava in fondo alla coda dicendole: «Non ti aspettano le uova, perché sei moglie di un comunista». Vedendo quella violenza su mia madre, mi sono ribellata. L'ho presa per un braccio, trascinandola fuori dalla coda. Ho preso la guardia e l'ho tirata giù. Sono entrata nel negozio e ho preso le uova. Uscita dal negozio, mia madre era già in galera. Matteotti, Matteotti, grande martire d'Italia. Thank you.
va pulito, te metta la paga, te mette sul napito. Per te, quando bandiera rossa se cantava, almeno volta al giorno se mangiava. E adesso che se canta al dominio, era tenuta in disparte, non la facevano partecipare alle riunioni politiche e alle decisioni da prendere. Un giorno trasportavo armi dentro uno zaino, erano fasciate con delle maglie e circondate da patate. Se ti prendevano, dicevi che erano patate. Sono incappate in un posto di blocco, mi chiedono cosa ho nello zaino. Non credono alla mia versione e mi accompagnano al comando. Nel bosco che era Levanto, sotto i Cappuccini. Al comando c'erano i tedeschi della divisione alpina della Monte Rosa. Appoggio lo zaino e mi ci si siedo sopra, allargando la gonna a campana. Allora ero belloccia. Sto lì dalla mattina a mezzogiorno. Loro si mettono a mangiare, io avevo fame, ma pensavo che potevo anche morire. Ma mi faccio coraggio e chiedo da mangiare. Me l'hanno dato. Quel giorno ho mangiato benissimo, anche il caffè. Chiedo di andare via, ma mi dicono di aspettare il tenente che non arrivava mai. Uno, forse un sergente, per lasciarmi andare prima del coprifuoco, chiede che apra lo zaino. Se non vuole altro, lo apro. Un altro che era vicino ha detto: ma cosa vuoi che ci sia? Lasciala andare. Come dire che ero una povera scema. Non me lo sono fatta dire due volte, anzi, mi sono fatta dare un lascia passare per l'altro blocco, che era a San Gottardo. Se non fossi andata sui monti, ora non sarei qua. È stata una mia scelta. Se ero partigiana, dovevo condividere tutto con mio fratello e gli altri compagni. Ho chiesto di far parte di un battaglione della Brigata Gramsci. Per qualche giorno ho scappato. Poi mi hanno dato un paio di pantaloni, una giacca, scarponi, roba un po' vecchia. Se resti con noi, devi imparare a sparare. Mi hanno portato in un bosco, rivoltella in mano davanti a un albero. Con l'arma in mano mi sono pisciata addosso. Al primo colpo ho rinculato e ho avuto paura. Ma dovevo imparare anche per difendere la mia pelle. Ho imparato a sparare con la rivoltella e con lo stemma. Il battaglione era di 20 uomini, ero l'unica donna. Ho condiviso con loro la sorte, dormendo sulla paglia, spidocchiandomi, in coda per il pane, facendo il turno di guardia. Mai si sono permessi di chiedermi di lavargli una maglia. Questo per me voleva dire essere accettata in tutto e che ero uguale a loro. L'unica differenza era che il commissario politico Pierino Buzzone, invece di mettermi a dormire tra i ragazzi, mi faceva dormire tra lui e il muro, per un senso di riguardo. Non ricordo durante i mesi in montagna come facevo a lavarmi sotto, a cambiarmi quando avevo le mestruazioni. Non riesco proprio a ricordare. Ne ho parlato con un'altra partigiana. Ma di come facevamo a lavarci, a metterci le pezze?
ma non se lo ricordava nemmeno lei. Cancellato dalla memoria, ma ricordo i pidocchi, non li dimentico mai. Eppure il maestro non può essermi sparito dall'ottobre del 44 all'aprile del 45. Ho davanti agli occhi i rastrellamenti, ricordo gli occhi sbarrati della gente che moriva, ma quello non lo ricordo. Il 25 aprile la brigata è scesa in città, io no. Sono rimasta ferita una gamba e allora mi hanno riportato indietro. Sono rimasta in un ospedale partigiano, eravamo in tanti. Ricordo Gatto, che poi è morto tra le mie braccia. Un partigiano, dalla quale non ricordo più il nome, mi ha portato sulle spalle per tanti chilometri. Anche se ero magra, è stata dura, perché anche lui era magro, per la fame che aveva fatto.
perché queste ragazze avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle le avevano mandate a farsi fottere e si erano scaraventate in città. Noi vogliamo l'uguaglianza, siamo chiamate malfattore, ma noi siamo lavoratore.
ragazza Taksim oggi è alla stazione di Terni. Come in Turchia, le forze dell'ordine si sono scagliate indiscriminatamente contro i manifestanti, in questo caso gli operai della AST, che in un corteo autorizzato si preparavano ad occupare simbolicamente per 15 minuti i binari della ferrovia. In passato quei binari erano stati occupati molte volte, non ultima 2004-2005, durante la lotta contro la chiusura del reparto acciai speciali delle acciaierie. L'AS di Terni appartiene alla multinazionale ThyssenKrupp. ThyssenKrupp? Ho già sentito questo nome, ma non è quella del rogo di Torino? Sì, è quella. Poco dopo l'una di notte, tra il 5 e il 6 dicembre 2007, sulla linea 5 dell'acciaieria di Torino, 7 operai vengono investiti da una fuoriuscita di olio bollente che prende fuoco. I colleghi chiamano i vigili del fuoco, l'1.15 arrivano le ambulanze del 118 e i feriti vengono trasferiti in ospedale. Alle 4 del mattino muore il primo operaio, si chiama Antonio Schiavone, e nei giorni che seguiranno, dal 7 al 30 dicembre 2007, moriranno le altre 6 persone ferite in modo gravissimo dall'olio bollente. La ThyssenKrupp è un'azienda tedesca, la più importante azienda d'Europa nel settore siderurgico. Tra le molte società che controlla c'è la Acciai Terni, i cui stabilimenti di Terni e Torino nel 1994 sono stati privatizzati e acquistati in parte da imprenditori italiani e in parte proprio dalla ThyssenKrupp. Ma allora erano gli stessi che producevano i forni crematori per i lager? Sì, furono i costruttori dei forni crematori e per questo e per altro furono processati. Furono processati per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Alfred Krupp fu l'imputato principale poiché fu l'unico proprietario della società sin dalla fine del 43. E considerando che la Krupp fu una delle società principali che rifornì le armate tedesche per tutta la durata del conflitto. Poi nel 1944 la società aveva in assunzione circa 100.000 lavoratori forzati e internati in campi di concentramento. Tutti e 11 gli imputati trovati colpevoli furono perseguiti. Il 31 gennaio del 1951, coloro tra gli imputati ancora in prigione furono rilasciati e poiché non furono trovati degli acquirenti per la società, Alfred Krupp riprese in mano l'azienda nel 1953. Le grandi famiglie, compromesse col nazismo e il fascismo, se la sono cavata alla grande e ai giorni nostri continuano sempre a comandare. E a questa gente abbiamo dato in mano l'acciaieria di Stato. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma questa non è vera e sulla falsità. Che bella, bella cosa si possa rispettata, dammi una dignità a chi lavora. Anni 60 maestri di vita, da un libro di Michele Di Bona. Ricordo Gigi, 45 anni, alto, magro, sempre sorridente, nonostante le condizioni di ristrettezza che lo costringevano a due sole paia di pantaloni blu, dei quali uno stinto e visibilmente rabberciato, ma sempre puliti. Capitava anche qualche volta di vederlo con cose nuove, un paio di scarpe, una maglietta oppure un pullover d'inverno. A un osservatore attento non sfuggiva che gli indumenti, per lui nuovi, erano troppo stretti. Chi conosceva la famiglia sapeva che non era acquisto fuori moda o sbagliato, ma il recupero di quanto ancora buono il figlio aveva scartato. Riciclava tutto, persino i copertoni non più buoni della sua gilera diventavano silenziose suole per i suoi zoccoli. Nella condizione di Gigi nella fabbrica ce n'erano molti. Mario, ex contadino, Bruno, il muratore, Antonio,
Antonio, Giorgio e altri ancora. Stessi salari, stessi problemi, condizioni familiari simili, stessa grinta, stesso temperamento, caratteri tenaci, combattivi, determinati, che nei momenti di lotta li faceva apprezzare, oltre che per la loro caratura morale, per il loro impegno sindacale. Contrariamente a taluni lagnosi, quando gli scioperi andavano crescendo, nonostante condizioni più favorevoli, non ho mai sentito da parte loro chiedere di cessare la lotta, intanto che l'obiettivo non fosse raggiunto. Eppure la fatica per loro era pesante, reggere la diminuzione del salario, già misero, era gravoso. Conoscendo le loro abitudini anche fuori dalla fabbrica, potevi verificare come con l'aumentare delle ore di sciopero diminuiva visibilmente la frequentazione del bar per le partite a briscola alla sera. Potevi anche scorgere un atteggiamento di disagio che portava loro a non intervenire nelle assemblee a sostegno della continuazione della lotta, ma mai avrebbero ostacolato o contraddetto chi quella lotta dirigeva. Questi operai, in silenzio e anonimi, se ne sono andati. Solo qualcuno ancora gode della meritata bassa pensione. Nessun riconoscimento ufficiale per loro che hanno costruito fabbriche, prodotto ricchezza che gli altri hanno goduto. Eppure nelle loro vite e nel loro agire c'è insegnamento anche per l'oggi. Billo, bisogna pur notare.
Un'ipotetica assemblea costituente di giovani oggi, il primo articolo della Costituzione probabilmente lo scriverebbe così. Giulia Mimì ha 23 anni, è infermiera pediatrica professionale. La sua sfortuna è quella di essersi laureata nell'ottobre 2011, pochi giorni dopo l'ultimo concorso pubblico della Regione Piemonte. Ho cominciato a studiare nel 2008, racconta. Nel mio campo l'assunzione era pressoché sicura. Oggi invece non si fanno più concorsi, gli ospedali utilizzano al limite le risorse esistenti e quando hanno finito di personale chiamano le agenzie interinali. Giulia è dipendente di un'agenzia interinale e oggi lavora all'ospedale di Chieri, vicino a Torino, con un contratto in scadenza a fine ottobre. È sempre così, un mese, poi tre mesi, forse altri tre. Se lavori, lo sai il giorno prima per quello seguente, costiamo poco e siamo subito disponibili. Difficile sognare una carriera. Stavate scrivendo di triste, stanno mangiando.
c'è sta, è Lucia Bordolà. Facevo parte della 28esima Brigata Garibaldi e avevamo un settore di fronte di 7 chilometri, da soli. Inglesi e francesi erano tutti dietro di noi. Eravamo 13 compagnie, da Santa Alberto alla Foce del Reno. Una compagnia cannonieri, una mitraglieri ed il resto tutti partigiani semplici. Quando ci fu da avanzare, gli inglesi ci mandarono noi. Era tutto minato. Per fortuna che con noi avevamo anche gli indiani, quelli che erano stati tirati fuori da Sing Sing per farli combattere come battaglione d'assalto. Noi eravamo in mezzo a quella gente lì. Siamo arrivati alla pineta di Ravenna, abbiamo passato il fronte, siamo andati di là, che già erano in ritirata, perché non scherzavamo mica noi, perché i tedeschi non avevano paura di nessuno, ma di noi avevano paura. Quando siamo arrivati là a Comacchio, era pieno di ragazzi di quelli della decima Mas che piangevano tutti, e a noi ci fecero compassione, non gli facevamo mica niente, gli portavamo via le armi. Poi abbiamo proseguito fino a Codevigo, fino a Codevigo di Brenta, e sempre gli inglesi e gli americani dietro. Ma noi avevamo avuto delle scopole forti, ma loro non avevano avuto mica tante di scopole. Ci mandavano avanti noi, i signori alleati. Thank you.
Ho ricevuto a Bergamo il diploma di Alexander, lo stesso che qualche mese fa voleva che tornassimo tutti a casa. Sono stato riconosciuto un patriota, se lo dice lui. So che molti partigiani l'hanno rifiutato per vari motivi. Io l'ho preso e me lo tengo, anche se, a dire il vero, mi ha fatto più piacere la paga premio di qualche giorno fa. 20.000 lire, sì, perché essendo io stato ferito, sono stato pagato il doppio. Mai visti in casa mia tanti soldi, quasi 20 mesi dello stipendio di mia madre che fa la levatrice. Il cannone è una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese è in festa e saluta i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile. Ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogno ogni notte stringendo la sua lettera breve. Cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce, e tua madre prendendoti in braccio piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia, una vita ripetuta. Addosso un cappotto, o se dormi in un caldo fienile, sotto il glicine tuo padre lo aspetta con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui hai più anni e respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro e di fumo ogni vago timore in un giorno d'aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivela in quell'attimo breve le cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve. E l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nell'amara dolcezza del vinto che canta la vita, che con papa si affaccia a carezze ai bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti i campani, e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile. Secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo, quando l'hanno detto gli altri. Cioè, per questo sono anni che lo dico, nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica.
storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo, dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% vero dai 6 ai 7, il 95% non lo so e insomma non me ne frega niente, basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla dall'altra parte. Eccesso di garantismo, mia cara, al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente, forse un tecnico, magari di destra appoggiato dalla sinistra. Un tecnico? Ma no, 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 no. Non può garantire un tecnico la stabilità della sedia. E poi? Costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione! Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora? Non c'è scelta. Elezioni anticipate! No, 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 no. Le elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Beh, insomma, rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono poi abbastanza d'accordo. Può essere anche un punto d'incontro. Beh, parliamone. Quando un soldato parteva in guerra, l'ha comandato una cartolina che poca voglia di disciplina e niente voglia di guerreggiare. Ma il partigiano sale in montagna perché è chiamato da un'emozione, da tanta voglia di ribellione e tanta sete di libertà. Il comandante dice ai compagni: sarà l'ultima guerra, libereremo la nostra terra, diffonderemo giustizia sociale, perché se ognuno avrà da mangiare, non c'è bisogno. Ritornerebbero qui per lottare, ritornerebbero con le bandiere e tanta voglia di costruire la civiltà fatta di giustizia, la pace fatta di libertà, la libertà è conquistata, ma la giustizia spesso ci manca. Non alzeremo bandiera bianca, la nostra lotta con
c'è bisogno di guerreggiare, perché se ognuno potrà campare, non c'è bisogno la guerra di fare. Continuerà, 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 continuerà. Corre l'obbligo ringraziare qualcuno, no? E direi che non è un obbligo, ma è con grande piacere che ringrazio l'amministrazione comunale di Dalmine per la possibilità e per questa occasione, per l'organizzazione e per l'ufficio cultura, dove ci sono persone competenti e attente ai bisogni di chi viene poi sul palco, per cui avete una grande risorsa e fate bene a sfruttarla. Quindi un ringraziamento appunto all'amministrazione e un ringraziamento ovviamente all'Arci e all'Ampi di Dalmine che ci hanno invitato qui questa sera, e ovviamente invito gratitissimo. Sì, non abbiamo fatto molta strada perché insomma siamo di Bergamo, per cui non è un posto molto esotico. E ecco, dopo i dovuti ringraziamenti, ovviamente ringrazio i compagni di viaggio, questo lo sanno. Però è meglio non farglielo sapere troppo, sennò poi si montano la testa. E no, invece, dopo i dovuti ringraziamenti, vorremmo chiudere la serata andando a cantarvi quella che è la canzone che ha dato il titolo allo spettacolo, che viene evocata qua e là, ma che non eseguiamo per questioni di lunghezza. E faccio i complimenti a voi che avete fatto vostra resistenza rimanendo seduti al vostro posto per tutta la durata dello spettacolo, che non è brevissimo. E dicevo, questa canzone dei Gang si intitola La pianura dei sette fratelli, e se non è troppo chiedervi, vi chiediamo di avere ancora 5 minuti di pazienza che ve la facciamo ascoltare. Grazie a tutti. L'ultima cosa, noi abbiamo ancora qualche residuale CD, nel senso che sono gli ultimi 10 o 15 che ci sono rimasti, non sono di questo spettacolo, ma sono di nostre registrazioni. Se proprio non potete fare a meno di andare via senza, qualcuno ce l'abbiamo.